Benvenute e benvenuti in questa nuova puntata di Museum Education, educazione museale, il podcast che tratta dell'educazione museale a 360 gradi con ospiti e non, perché oggi non ci sono ospiti. Oggi non ci sono ospiti in realtà perché volevo riprendermi un po' di tempo per me. Insomma, in queste ultime settimane abbiamo avuto soltanto ospiti e per quanto sia stato meraviglioso, mi sono reso conto che avevo bisogno di un po' di tempo tutto per me, per raccontarvi qualcosa anche di quello che ho fatto, che sto facendo, e in particolar modo di una tematica emersa in un'ultima cosa fatta, insomma, che adesso vi andrò a raccontare, che ruota intorno a cosa, a come anzi immaginiamo il museo del futuro. Quindi, senza ulteriori indugi, io vi direi addentriamoci subito in questa puntata che vedrà protagonisti anche alcune persone dal pubblico. Iniziamo! Allora, in pratica che cosa è successo? È successo che mi sono candidato per la partecipazione a questo bando pubblico di ICOM Italia e Fondazione Morra di Napoli per una call intitolata Il museo che verrà. Lo scopo di questa call era quello di riunire giovani esperti, professionisti, studenti anche, nel nome, insomma, della ricerca per il museo del futuro, quindi il museo appunto che verrà. Ma che cos'era esattamente questa call? Essenzialmente era la scrittura, la creazione di un progetto che potesse o meno coinvolgere una realtà del territorio campano e che invitasse in qualche modo le persone ad immaginarsi appunto come vorrebbe che fosse il museo. In realtà la call era un po' strana, bisogna ammetterlo, perché da un lato si chiedeva questo, dall'altro in realtà si chiedeva un vero e proprio progetto, quindi un lavoro molto più articolato di quello che ci si aspetterebbe leggendo la locandina. Tutto sommato sono uscite davvero molte cose interessanti da questi incontri che poi sono succeduti alla chiusura del bando, perché ci sono stati 3 incontri con degli esperti di settore, ma che non ho intenzione di approfondire. Quello che voglio approfondire più che altro è quello che è uscito fuori dai giovani professionisti e le giovani professioniste, scusate, che hanno partecipato a questo evento. Unica critica generale che farei all'evento: il titolo e alcune pratiche. Che il museo che verrà mi è sembrato piuttosto un titolo talvolta legato a un'idea di rassegnazione, ecco. Poiché più che avvertire un reale cambiamento o qualcosa, insomma, che si stesse mettendo in atto per cambiare effettivamente qualcosa, quindi per modificare l'idea del museo che è oggi e che poi sarà, ho rivisto essenzialmente molte dinamiche che riprendono, insomma, tutti i problemi autoritaristici dei musei di oggi, che poi derivano dalla scuola essenzialmente. Sedute frontali, docenti e discenti, verticalità, insomma il focus, anziché essere i progetti dei ragazzi e delle ragazze che hanno proposto, erano molto di più, insomma, gli invitati, gli esperti invitati, i professionisti, tra virgolette, poiché professionisti erano anche tutti quanti i partecipanti. Quindi questa orizzontalità non si è verificata, il che mi fa pensare che essenzialmente fosse un aspetto che non si voglia in qualche modo abbandonare dei musei di oggi. Molto diverso invece è quello che tutti quanti giovani partecipanti a questa call hanno detto e fatto, poiché loro sarebbero molto più propensi, loro noi, voglio dire, anche io sono un giovane che si è proposto, saremmo propensi molto di più all'abbandonare completamente questa verticalità nei ruoli a favore di una orizzontalità. Allora, prima di iniziare a raccontarvi quello che è stato il fil rouge che ha collegato tutti quanti i progetti che sono emersi, insomma, in queste 3 giornate di lavoro, e anche una riflessione su quella che poi è effettivamente l'idea di un museo che potrebbe essere nel futuro, vi racconto un po' cosa ho fatto in questa settimana, perché volevo innestare all'interno di questo episodio, queste parole così incredibili, innestare,
all'interno di questo episodio, appunto, anche delle riflessioni nate all'interno della community che fortunatamente si sta creando intorno a questo podcast. Tra l'altro vi invito ad entrare nel gruppo Telegram che ho creato, dove appunto stiamo cercando di realizzare una rete di professionisti, studiosi, studenti, insomma qualsiasi grado, qualsiasi livello nel campo dell'educazione museale, per riuscire effettivamente ad attivare degli scambi che siano veri, insomma, e soprattutto transgenerazionali. Quindi cosa ho fatto? Ho coinvolto sia le community sul gruppo sia le community su Instagram per provare a vedere, insomma, per le persone, anche con risposte molto brevi, quale potrebbe essere un'idea di museo che potrebbe arrivare nel futuro, ecco. Allora, ve ne leggo alcune. È arrivato, per esempio, il museo che possa essere per tutti e tutte, oppure anche il museo divertente, nell'accezione della parola divertere, cioè volgere altrove. E questa devo specificarla, se no me la inimico, ma oggi che cavolo di parole mi stanno uscendo. Questa è di Marina Bergonzi, di Curious About Art, che ricorderete per il primo episodio, il primo ospite, scusate, di questo podcast. E poi di nuovo anche un museo del futuro che deve essere accessibile e coinvolgente. Federica e anche prima Miriam, ecco, ribadiscono l'esigenza di un museo che sia accessibile, perché ad oggi i musei effettivamente non sono accessibili. Per quanto lavoro si sta facendo, in realtà la quasi totalità dei musei soffre di una gravissima mancanza nel campo, nel settore dell'accessibilità. Rebecca poi ci scrive che per me il museo del futuro è accessibile, anche in questo caso, inclusivo, partecipativo e anche sì, con quell'accezione divertente, in riferimento all'accezione di Marina, e che sia punto di partenza per la cultura e l'educazione, e non per l'economia, come molti ora credono. Ecco, in questo caso si ritorna sempre sull'accessibilità e si arriva anche a questo concetto di museo come luogo di partenza per la cultura e l'educazione. Aggiungerei educazione nel senso di trarre fuori delle persone, quindi come sviluppo, come crescita, e non per l'economia come molti credono. È un appunto che andrebbe fatto, penso, sempre in realtà, perché oggi, soprattutto in questo momento storico in Italia, la cultura è vista come uno spazio economico dove riuscire a guadagnare dei soldi dal punto di vista di tasse, insomma, dal punto di vista più governativo, poiché, diciamo, nel nostro campo difficilmente ci si entra per guadagnare, perché non ci sono particolari guadagni esusi, soprattutto nel campo dell'educazione museale. Gloria poi ci scrive che per lei il museo del futuro dovrebbe essere per le persone e avere cuore la riflessione come persona singola, sociale e collettiva. L'idea di persona che possa riflettersi sia nel singolo che poi nel sociale e nel collettivo è qualcosa che rimanda anche a qualcosa che vedremo dopo, quando vi racconterò un po' delle problematiche che sono emerse nei 3 giorni del progetto di museo che verrà, ovvero quella di un museo che deve guardare alle persone, che deve guardare anche all'esterno rispetto a quelli che sono i suoi spazi, le sue opere e il suo pubblico, diciamo, fedele. Ecco, partendo da questa idea, il museo del futuro potrebbe essere un luogo molto diverso rispetto al museo di oggi, poiché un museo che abbia già, insomma, queste caratteristiche, chiaramente non sarebbe un museo per cui si richiede appunto queste modifiche, queste cose, se ci fossero già. Una cosa che tra l'altro va in conflitto anche con la definizione di ICOM, l'ultima definizione di ICOM, quindi qualcosa che abbiamo detto già anche nelle precedenti puntate. Questa definizione che in realtà non definisce un bel niente, anzi più che definire, mette i bastoni tra le ruote a quello che potrebbe essere un'idea di museo molto più aperta, molto più fluida, e quindi crea delle barriere anziché trasformare la possibilità di un ideale che potrebbe essere un museo sociale. Io faccio spesso riferimento all'Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, che non è un museo dal punto di vista istituzionale, ma lavora esattamente come credo che dovrebbe lavorare un qualsiasi museo, con un vero contatto con il territorio. Insomma, arriviamo un po' al succo della discussione, ovvero questi 3 incontri svoltisi a Fondazione Murra per quanto riguarda il museo che verrà. Dopo una prima presentazione della fondazione e anche di ICOM, che
Penso, per quanto riguarda la fondazione, fosse anche coerente. Su Icom un po' meno, dopotutto eravamo tutti professionisti in questo settore, chi in un altro, chi in quell'altro. Mi sarebbe sembrato un po' strano se qualcuno non conoscesse Icom, anche perché, voglio dire, si era iscritti appositamente a questa sezione qui, a questo bando. E passando poi per dei seminari riguardo la progettazione, riguardo lo spazio, riguardo la ricerca, tutti molto interessanti, non me ne vogliono, mancando però quello che secondo me era un punto fondamentale, ovvero la progettazione comune, lo scambio fra noi partecipanti, l'orizzontalità, come dicevamo prima. Nel sentire quello che i miei colleghi e le mie colleghe hanno presentato, ho riconosciuto essenzialmente quel pattern che anche qui all'interno della community si è creato, ovvero il bisogno di avere un museo che smetta di essere inaccessibile, che smetta anche di non dare retta a tutte le teorie che noi abbiamo, che poi non vengono messe mai in pratica, e quindi che riesca effettivamente a cambiare. E questo cambiamento, nella quasi totalità delle proposte, mirava alle persone. C'erano la maggior parte dei progetti, erano idee che letteralmente si discostavano completamente dallo spazio museale, andavano fuori. C'erano progetti che coinvolgevano direttamente il territorio, moltissimi erano naturalmente di natura educativa, perché non soltanto c'è l'idea che la natura educativa di un oggetto, di una pratica, sia qualcosa che entra in relazione con le persone, ed è giusto così, perché effettivamente c'è una relazione stretta con le persone, ma anche il valore stesso che un'attività educativa o comunque un progetto che sia di base educativo riesca effettivamente a migliorare quella che è la percezione di sé, quella che è la percezione di un territorio, quindi a creare anche uno sviluppo sano, una crescita sana della persona e di chi è coinvolta all'interno del contesto progettuale. E nonostante tutto questo, noi lo sappiamo benissimo, perché effettivamente non è qualcosa di nuovo, non è qualcosa che è così innovativo. Resta il problema che in realtà i musei non riescono ad agire in questo senso. Il mio progetto, per esempio, parlava del Museo Madre come un centro di ricerca per l'inclusività, quindi qualcosa che avesse una relazione molto stretta col territorio, magari anche con i quartieri difficili che non sono molto lontani dal Museo Madre, e quindi riuscire ad attivare una rete non soltanto con le associazioni ma anche con le stesse persone di alcuni quartieri che in realtà avrebbero tanto bisogno di azioni di questo tipo, che naturalmente hanno bisogno anche di tanti fondi per poter essere portate avanti come operazioni, poiché sarebbero operazioni che devono necessariamente durare nel tempo. Non possiamo pretendere che operazioni di questo tipo, come ci è stato più volte fatto notare dai professionisti che venivano a presentare le proprie tematiche in quei giorni, non possiamo pretendere che gli unici a proporre dei progetti e delle cose, insomma, siano degli esterni, magari in dei lassi di tempo fin troppo brevi, ma deve essere il museo che si prende carico di queste responsabilità e soprattutto che lo faccia nel lungo termine, perché attivare una relazione con un territorio, soprattutto poi se è un territorio difficile, non può essere fatto in poco tempo o per poco tempo, ma è una relazione che va coltivata lentamente e con il giusto tempo e nel tempo, insomma. Quindi io ho per esempio presentato un progetto che aveva come struttura base una lavorazione di 2 anni, perché di meno sarebbe impossibile per attivare una relazione col territorio stabile e seria. Altri progetti poi parlavano di come effettivamente il museo potesse rivolgersi al territorio anche dal punto di vista educativo, anche dal punto di vista di mediazione, quindi riuscire a parlare alle persone, coinvolgere le persone, quindi spaccando quelli che sono i pregiudizi di una persona nell'entrare al museo. E quindi ecco che diventa uno spazio dedicato all'educazione, uno spazio accessibile, uno spazio libero. Ecco che i musei diventavano luoghi esterni proprio allo spazio, quindi delle pubblicazioni che diventavano delle piattaforme online, delle serie TV, insomma diversi progetti, tutti molto interessanti, a cui però purtroppo non siamo riusciti a dare troppo spazio. Sarebbe stato meraviglioso secondo me riuscire a creare dei veri tavoli di lavoro dove, partendo dai progetti proposti, si poteva effettivamente puntare a realizzare qualcosa, con l'aiuto anche naturalmente degli esperti che c'erano in sala. Sarebbe stato proprio bello riuscire a trarre fuori, ecco, quindi torniamo là, condurre verso l'esterno, no? Citando dal latino educazione, che appunto significa condurre verso l'esterno, una progettazione unica, magari su divisione in gruppi, per quelli che potevano essere dei progetti simili fra loro, e che da lì in poi, con una progettazione
attivata, si sarebbe potuto anche proporre a qualche ente, magari gli stessi coinvolti all'interno del contesto del museo che verrà, per vedere una sua attuazione. Naturalmente mi direte voi, sì Albè, ma perché non lo fai tu? Comunque fate anche questo con l'associazione Ritrovo, assolutamente. In realtà non sto scartando questa opzione, però mi piacerebbe che, insomma, faccio un appello a chi ha organizzato il museo che verrà di magari sviluppare l'idea sotto questo punto di vista, perché penso sarebbe un'opportunità meravigliosa, soprattutto per chi ha creato questo format, per poterlo coltivare in un modo che vada anche oltre le aspettative, quindi creare qualcosa che resti nel tempo ben più di una tessera ICOM donata, insomma, ai vincitori di questo bando. Insomma, il fil rouge che ne è venuto fuori è che il museo che verrà, in qualche modo, deve diventare accessibile, poiché non lo è. Deve parlare alle persone e soprattutto deve allontanarsi dagli spazi del museo. Su quest'ultima io mi voglio soffermare, perché per quanto riguarda l'accessibilità e le persone, capiamo che è qualcosa che è un problema già sollevato molte altre volte. Sulla necessità anche di allontanarsi dal museo, in realtà voglio soffermarmi, perché credo che questo bisogno di doversi allontanare dal museo, talvolta anche con delle lei che fisicamente vedevano lo spazio museale lasciato a casa, cioè a casa, lasciato al museo, mi ha fatto pensare che forse è il museo stesso, per come è costruito, per come ci viene presentato oggi, almeno da noi in Italia, sia un luogo ostile. E quindi quel tipo di attività, attivarla e generarla all'interno di un luogo ostile, non porterebbe gli stessi risultati di un luogo molto più aperto e libero, come potrebbe essere la strada, un parco, un bosco e quant'altro, insomma un parco archeologico, quindi qualcosa di molto più aperto e lontano da quei limiti del museo che vengono imposti. Ostile, quando intendo ostile, chiaramente non intendo dire che ci sono i lavoratori all'interno del museo con i coltelli e le pistole che ci minacciano, no. Quando parlo di ostilità all'interno del museo, io mi riferisco ad una questione di inclusività, di accessibilità, ad una questione di come si affronta la museum fatigue, insomma tutti quegli elementi che in realtà allontanano anziché avvicinare. E quindi, molto banalmente, andare anche soltanto al museo madre e non avere una seduta diventa un problema, per chi magari ha problemi alle articolazioni, insomma qualcosa che mi sembra ci siamo già detti anche su questo podcast, e così via, una serie di un elenco, insomma, infinito di cose che rendono lo spazio del museo ostile, soprattutto per chi chiaramente non è del settore. E quindi come parlare alle persone, quindi il secondo punto in comune fra tutti i progetti presentati, è rendere lo spazio museale accessibile, il primo punto che dicevo in comune, andando all'esterno, quindi allontanandosi dal museo, poiché lo spazio museale attualmente presenta dei limiti, che siano fisici e che siano soprattutto gestionali. E finché questi limiti non verranno realmente affrontati da chi dovrebbe gestire le istituzioni museali, gli spazi del museo resteranno degli spazi ostili. Poco importa se lo spazio è fisicamente, architettonicamente accessibile, poiché le ostilità in questione sono di natura diversa, e quindi l'allontanamento da questi spazi ci permette di vivere in modo più sano anche la relazione con il patrimonio. Un'altra cosa fuori topic su cui si è discusso molto all'interno del contesto di museo che verrà è il ruolo proprio del lavoratore dell'educazione museale, dell'operatore museale, della mediazione, insomma tutti quei mestieri del museo che in realtà ad oggi vengono relegati nell'ultima sfera disponibile possibile all'interno di una gerarchia museale. E siamo arrivati naturalmente anche al tema dei tirocini, un tema parecchio controverso, perché in realtà in Italia principalmente i tirocini non riescono ad essere formativi. Ahimè, ci sono moltissimi musei ancora oggi che, anziché utilizzare il tirocinio come mezzo di formazione per studenti e studentesse, lo utilizzano come strumento per sopperire delle mancanze. Anziché investire magari in un comparto di social media managing, troppo spesso, ad esempio, vengono relegati dal dipartimento educativo magari a giovani studenti e studentesse di materie umanistiche quelli che sono i servizi di social, per il semplice motivo che sono giovani. Insomma, se il museo ha una mancanza di questo tipo, non si può pensare di affidare a tirocinanti un lavoro che in realtà dovrebbe essere svolto prima di tutto da professionisti, ma soprattutto seguiti
perché questo non vuol dire che non può esserci un tirocinio all'interno di un contesto di social media, ma se non hai un social media manager, come puoi prendere dei tirocinanti che gestiscano un social media? Perché teoricamente dovrebbe essere il professionista all'interno del museo a guidare le persone in quel settore. Stessa cosa chiaramente vale per un dipartimento educativo. Se non hai un dipartimento educativo, o comunque non hai un dipartimento educativo attivo, per capirci, come puoi richiamare l'attenzione su un tirocinio nell'ambito educativo senza che questo abbia un punto di riferimento, insomma una guida che faccia capire anche come, cosa dover fare all'interno di quel contesto, al di là anche delle professionalità che uno può avere già o meno acquisito, ma anche perché magari il museo potrebbe avere degli standard, potrebbe avere delle richieste, insomma tutta quella serie di cose amministrative che chiaramente chi sta all'interno del dipartimento del museo può conoscere e non chi sta all'esterno. Si è parlato poi anche di gratuità al museo, c'è stato un bel dibattito sul fatto che i musei per quasi tutti dovrebbero essere gratuiti, e in realtà il modello britannico ci dice che è una cosa possibile, è una cosa molto difficile, quasi impossibile da noi per quanto riguarda il nostro modello politico, però potenzialmente è qualcosa che potrebbe cambiare, perché poiché abbiamo un esempio vivo che noi vediamo. Insomma, il museo che verrà si è poi trasformato in tantissime sfumature, quindi tanti elementi che vanno a comporre il museo, che in realtà si declinano nella difficoltà di accedere al museo, in quelle che sono dei mezzi, delle pratiche che talvolta diamo per scontato, quindi talvolta non pensiamo al fatto che, cavolo, al museo effettivamente il biglietto potrei anche non pagarlo, perché è qualcosa di totalmente radicato all'interno delle persone. Insomma, tutti questi elementi hanno poi formato quello che è un grande dibattito intorno al museo del futuro. Ed è qui poi è nata anche l'idea di una rete effettiva, che nello scorso episodio con Marco Peri si è poi concretizzata in effettivamente questo gruppo Telegram, che sta cercando di riunire quante più persone, studenti, insomma in modo molto libero e aperto, per degli scambi molto veri e semplici. Ecco ragazzi e ragazze, per oggi è tutto in questa puntata. Io più che altro, più che addentrarmi ancora di più in questa tematica, voglio lasciarvi con una domanda. La domanda è quella che ho posto anche alle altre persone, quindi ampliamo questo dialogo, ampliamo questo confronto e chiedendo non soltanto a voi ma anche a chi vi sta intorno, insomma se riuscite anche a raccogliere delle testimonianze di parenti, conoscenti, colleghi, colleghe e così via, come immaginano il museo del futuro. E per come vi immaginate, io intendo come lo vorreste, insomma. Quindi, in descrizione vi lascio tutti i riferimenti, tutti i link. Vi lascerò anche alcuni libri per approfondire alcune tematiche, quindi per contestualizzare alcune mie dichiarazioni che talvolta possono essere un po' forti, come ad esempio il museo che è un luogo ostile e il valore dell'educazione all'interno del museo e così via. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, Tellurio Ritrovato. Vi ricordo anche che questo podcast è disponibile anche su YouTube, quindi se lo state ascoltando su Spotify potete ascoltarlo su YouTube, se lo state ascoltando su YouTube sì, potete andare su Spotify, eccetera eccetera, di entrare nel gruppo Telegram che ad oggi si chiama Unione Educazione Museale. Io vi chiedo scusa per questo nome terribile, non mi veniva in mente nessun altro. Magari dovrei fare un bel poll per cercare di capire come, insomma, vorreste voi cambiare questo nome, perché è un po' bruttino come nome. Noi ci vediamo domenica prossima e niente, vi voglio bene. Voglio bene, vi do un abbraccio, siate gentili, e perché nella vita bisogna, se dovete scegliere tra l'essere gentili e l'essere giusti, scegliete sempre di essere gentili. E chi mi dice questa citazione da dove viene avrà un abbraccino. Ciao e ciao.